Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Vi faccio la seconda parte del video perché la prima già era abbastanza grande, quindi li ho divisi in due. Allora, vi faccio vedere veloce veloce quello che ho acquistato da Shein. Ho preso questo che sarebbe l'astuccio per la penna. Io credevo che c'era anche la penna, invece no. È l'astuccio in silicone e poi si trovano i tre cappucci sempre in silicone. Vediamo come ve li faccio vedere con il pennello, certo. Ed è uno è questo con le orecchie così, poi uno è questo con le orecchie a punta proprio. Si vede? Sì, le orecchie a punta, che è questo. E l'altro, che è l'unico che c'ha anche il nasino, ha le orecchie, credo che siano da gatto. Non lo so. Ed è questo. E ho pure il nasino, ma che carino, ma che carino. Comunque, questi io l'ho presi per metterli con la penna, ma dovrò comprare la penna. I miei acquisti, quelli utili, sapete, quelli là. Poi, mi sono data con il decoupage, con tutte le varie cavolatine, con tutte le varie cose che ho sempre fatto, e ho preso dei washi tape perché mi servivano. Questi nastri mi servono tantissimo. Io già sto sentendo caldo. Aiuto! Ringrazio mia nipote Erika che mi ha fatto i capelli. Ho comprato questi washi tape perché mi servono per fare boy painting, sapete, quelli tic 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 degli strassini, e per aiutarmi nel posizionare la carta e ritagliare il quadrato. E quindi ho deciso di prendere questi, che sono tutti colorati sul rosa, molto carino. Questi sono tutti i vari colori, mi piacciono tantissimo e sono tutti della stessa dimensione. Questa è la dimensione. Questa è la dimensione. E quindi mi servivano questi. Però cioè, non mi piaceva il fatto di tenerli in questa maniera, ogni volta prenderli, farli e dirli. Mi seccava. Stefania e le sue secchezze. Ho voluto prendere il dispenser, che è questo. E adesso ve lo faccio vedere. Ve lo faccio vedere, certo, certissimo. Allora, vi faccio vedere com'è questo dispenser. Comunque il dispenser è questo, vedete? Qui ci sono, qui io c'ho un capello di Stefania. Vedete dove sono messi? Oh. Quindi che cosa succede? Prendete il nastro e lo appoggiate. Qui c'è la barra dove dovete fare lo strappo e avete il dispenser tranquillo messo qui sulla scrivania. Quando vi serve, tirate come se fosse un nastro adesivo. Io direi che è una cosa molto molto carina e quindi ho preso questo. Poi andiamo avanti, sempre Stefania Cancellerie. Ho preso questo, ma non mi ricordo se era. Oddio, se era la colla o per togliere le cose. Questo non me lo ricordo perché sono acquisti fatti da un po' di tempo fa. Però ve lo scriverò. Ho preso questo. Codesto qui, codesto, questo, questo, codesto. Questo qui, ovviamente, che colore? Rosa. Mi sono messa in fissa, boh, non lo so. Poi, allora, io di norma ho due posizioni nel stare a letto, non pensate male perché già vi sto vedendo che state con gli occhi un po' sbarrati. No, per guardare i video io utilizzo o il braccio, quello attorno al collo, quindi sono messa così, quello si utilizza di più in inverno perché le mani sotto le coperte. Tu ti metti così, qui c'hai l'aggancio e mi guardo i video tranquillamente. Oppure lo appoggio nel lato, tipo quando ancora Maurizio non è andato a letto, quindi lo appoggio nel lato dove c'è Maurizio. Ogni volta puff e cade, e mi dà fastidio. Quindi che cosa ho comprato? Nella tonalità del rosa ho preso questo, che si può anche utilizzare anche in cucina, dappertutto, dove volete voi. Ed è questo. Questo qui, e vi faccio vedere come si utilizza, perché ditele la verità, anche voi non lo sapevate. Comunque, decidete voi che altezza lo volete mettere e appoggiate il cellulare. Adesso ve lo appoggio così e qui mettete il cellulare. Ovviamente il mio c'ha il soft poke,
dietro e viene male, ma io di solito lo tolgo. Comunque ve lo faccio mettere a, cioè lo faccio vedere al contrario, tipo così. E poi voi decidete in quale posizione metterlo. Aspettate, che c'è i dentini, quindi lo potete appoggiare dove volete, come volete, eccetera, eccetera, potete fare i video. Mi piaceva tantissimo questa idea, quindi l'ho presa. Io lo utilizzo anche per il tablet, quindi mi secca, diciamo, a fare con le mani, a fare con il tab bello appoggiato, ciao. Poi andiamo avanti. Siccome ho messo, addio, sto sudando, ok, siamo a posto, iniziamo bene l'estate. Siccome sto vendendo un sacco di cose su Vinted, ho deciso di mettere qualche cosa tipo nei pacchettini quando li vendo. Li vendo, si li vendo, tu li vendi e gli li vende. Allora, e ho preso questo qui con la scritta thank you, thank you. Questo con l'adesivo. Siccome guardo, mamma mia, sti capelli. Io quando sono così, ho dovuto tagliare i capelli, ve lo dico prima. Non mi dite perché, come, ho dovuto tagliarli i capelli, non è stata colpa mia. Siccome vedo sempre Marissa Tani che fa i pacchettini, delle sue cose, e mette quel nastrino, e quindi l'ho voluto mettere io, quell'adesivo, scusate, rotondo, e quindi l'ho voluto comprare. Così quando manderò i pacchetti, perché già sto vendendo abbastanza cose, farò, li chiuderò con la scritta thank you, mi piace tantissimo. Poi ho preso un altro oggettino, questo si cucina, sì, questo è per quanto riguarda la cucina. Di solito mi capita quando riguarda tipo l'affettato o altre cose, ed è quello per sigillare gli alimenti. Sapete tutti come si utilizza. Questo si mette nella pasta ovviamente più sottile, si passa qua dentro e poi si schiaccia e passi. Ovviamente ci devo mettere le batterie, vero? Se non mi sbaglio, sì, si devono mettere le batterie. Poi lo guardo. Lo guardi adesso, Stefania? No, lo vorrei guardare dopo. Comunque, poi vi faccio sapere se si devono mettere le batterie. Comunque, passi nella parte di dentro, qui, e nel frattempo sigilli le cose, gli alimenti. A me piace tantissimo perché molti ce l'hanno quelli grandi per sigillare, a me non serve così grande. A me serve per sigillare tipo la lenticchia fresca, quindi il sacchettino, quindi lo sigillo, oppure il riso, lo sigillo, capite? Capite? Queste cose così. Mi serve solo per questo, quindi l'ho voluto prendere. Poi, allora, questo e questo, sì. Allora, questo l'avevo visto su TikTok, su vari siti, e quindi mi sono messa curiosità. Ho detto, sì, vabbè, lo voglio prendere per mettere anche le cose fuori, tipo, che so, le cipolle, le patate, li metto fuori. E ne ho prese due sacchetti. Vedete, sono due, e io credo che sia una cosa molto utile perché è una retina, la mettete fuori e non avete la cosa delle cipolle che si sgretola tutta la parte di fuori, quindi la buccia si sgretola tutto, perché io ho determinati alimenti qui dentro e gli altri li posso mettere anche benissimo fuori. Credo che sia un'ottima idea. Ah, una stecca qui credo che sia di plastica dura, proprio per tenerla ferma, e qui potete mettere le vostre cose. Mi è piaciuta, bello, bello, mi è piaciuta. Poi, per quanto riguarda colorare, disegnare e tutto, ho preso questo libricino, nel senso, voi lo prendete, poi vi viene random, non lo scegliete voi, perlomeno io non l'ho scelto, ed è questo. Mi piace tantissimo perché io colorare mi rilassa tanto, ed è questo così, ma è bellissimo, cioè guardate qua che disegni. E voi li colorate. Io non sono brava a disegnare, non lo sono mai stata, e quindi vi serve per, non so se si vede, vi serve per disegnare, passare il tempo. Lo potete comprare anche a nipoti, figli, quello che volete. Io mi passo il tempo perché mi rilassa tantissimo e quindi l'ho voluto prendere. Il costo era bassissimo e quindi l'ho preso. Poi ho preso due prodotti scontati che sono di Willy Wonka, dovrebbe chiamarsi così, quello della fabbrica del cioccolato. L'ho visto il film, se non mi sbaglio l'ho visto. Comunque, e ho preso questi due prodotti. Uno è questo, cioè il pack è bellissimo, guardate. Questo è il pack. E questo dovrebbe essere, sì, mamma mia, è bello, dai. A me piacciono queste cose così. E questo dovrebbe, ciao, dovrebbe essere il blush.
il blush in crema ed è questo. Voi dite, ma tu sei pazza, il colore dei tuoi capelli? No, perché è sempre tipo nella diciamo tipologia. Vediamo se riesco anche a farvelo vedere, sempre se il cassetto si apre, di quello di Nabla. Aspettate che ve lo faccio vedere prima che Stefania perde un'unghia. Vedete? Sono molto molto simili, solo questo è leggermente più bordeaux di questo qua. La tipologia è questa, non è che il colore è così vibrante, è molto più leggero. Adesso io non lo swatcho perché ovviamente devo toccare altri prodotti, quindi non lo swatcho, anche per non, cioè non toccarlo, sto toccando plastica, sacchetti e tutto. E ho preso questo e l'altro prodotto scontato, perché non mi ricordo se era 1 euro, perché erano tutti prodotti scontati che già sono usciti un po' di tempo fa. E l'altro è questo, cioè dai, che carino, mi piace tantissimo, mi secca anche buttare la confezione, tanto sono cretina. E ho preso questo, cioè dai, è molto bello. La scritta poi è bello perché touch, soft touch. E questo è una specie di burro cacao, sapete tutti la mia fissa. La mia fissa per il burro cacao, vedete? Bello, mi piace. E questo è per quanto riguarda oggettistica ecce ecce ecce. Ma già siamo a 13, vabbè. Allora, vi faccio vedere cosa ho acquistato. Io non mi ricordo se questa ve l'ho fatta vedere. Allora, aspettate un minuto che tolgo questa. La metto così e questa la prendo. Allora, io non mi ricordo se questa ve l'ho fatta vedere un'altra volta, però se ve l'ho fatta vedere voi fate finta di niente e proseguiamo il video. Allora, scusate se ho messo, questo ovviamente non esce con le spalline, gli ho messo la spallina, però ho sbagliato perché gli ho messo la spallina gialla, cioè beige. Ma si nota tantissimo, voi forse così non la notate, non lo so, poi vedrò nell'editing, ma si nota, vi assicuro che si nota, quindi la devo togliere. Allora, che particolarità ha questa camicia? Ma allora, è una camicia semplicissima di una specie di cotone. Aspettate, vediamo se c'è scritto tipo che cos'è. Allora, composizione. Poliestere, poliestere c'è scritto. Ok, è poliestere, non è cotone. Comunque, questa è la camicia, ve la faccio vedere. Semplicissima, bella, leggermente sagomata. Nella parte di dietro è semplicissima, ma a me piace tantissimo il fatto che ha il colletto a camicia, proprio camicia semplice, no? Quelle collette che ti arrivano fino alle tette. Non mi piacciono. La particolarità sta nella manica. Ed è piena piena di peli, sapete tutto il mood di questo periodo, peli, 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 dappertutto, che io potrei anche vendere quelli di Chloe, ma mi piace tantissimo il fatto che ha questa manica così, perché la manica, ad esempio adesso è messa così, però essendo con l'elastico qui al polsino, la mettete leggermente più alta, tipo io sposto dove non ci sono più i bracciali qui. E vi fa quell'effetto un po' più pomposo e mi piace tantissimo. L'ho lavata, stirata già 2 volte e devo essere sincera, mi è piaciuta. L'altra volta, siccome quando gli ho messo le spalline avevo una giacca sopra, quindi non ci ho fatto caso, ma adesso che dovevo mettere soltanto la camicia perché si sta morendo al caldo, si notava e non mi piaceva. Quindi questa. Poi, questa volta invece, quando ho fatto questo ordine, ho preso questa bellissima camicia che io adoro, adoro, adoro. Ed è questa. Semplicissima. Allora, se la vedete leggermente sporca, io l'ho utilizzata al compleanno della sorella di mio figlio. E ho messo questa camicia. Questa ha come si dice? A lanterna, si dice lanterna, bello pomposo qui laterale, sempre camicia con il bottoncino. Io ce l'avevo leggermente più aperta, però la potete utilizzare anche così perché sta benissimo. È dritta dritta, ovviamente io la metto dentro i pantaloni e la manica è così, con il polsino largo alla fine, con il bottoncino.
Devo dire che veste benissimo, io la adoro, credetemi, adoro, perché mi piace proprio tutto il modello. L'ho lavata e stirata, cioè, vabbè, le temperature diciamo qui in Sicilia sono diverse, però in tempo di pochissimi minuti era già asciutta, quindi l'ho stirata, non c'era bisogno di schiacciarla. Comunque, allora, questa camicia è stata indossata, vedete le rigature, cioè non so. Si vede che è stata indossata perché ci sono le grinze, per il fatto che l'ho indossata. Questo che cos'è? Sembra che ci sia un pochino. Ce l'ho bucata. Comunque mi piace tantissimo. E io ho preso di questa la XL, 6XL. Aspettate che ve lo faccio vedere perché non so se vi serve questo. Comunque la prenderò anche una misura in meno perché mi sta un pochettino larga. Questa? Sì, anche questa, la stessa misura. 6XL, sì, la stessa identica misura. Prenderei la misura un po', cioè la L, non un po', la L. Come l'ho abbinata la camicia, però la camicia questa qui vi ho fatto vedere con le maniche a lanterna. L'ho messa per la cresima di mio nipote con questi pantaloni che vi faccio vedere, bellissimi. Peccato che c'è soltanto bordeaux, ma mi piacciono tantissimo, veramente tantissimo. Allora, i pantaloni in questione sono questi, cadono, che vi devo dire, vi fanno un culo bello. Però cadono belli, non sono quei pantaloni troppo aderenti, troppo stretti, troppo. No, mi piacciono proprio per questo. Sono così, ovviamente considerate che io ho preso, vi dico la misura perché non mi vergogno della mia misura. Sono sempre poliestere e la misura non c'è, ve la cercate? No, non è possibile che non c'è. Non c'è, vabbè, ve la metto perché se non mi sbaglio era sempre una XL, però ve la metto scritta. Allora, il pantalone in questione è questo, non ha tasche, non ha niente, quindi non vi fa il difetto delle tasche. Ha il bottoncino con la cerniera, nella parte dietro non ha assolutamente niente. Queste grinze, queste pieghette che vi fa il pantalone, vi aderisce molto bene, vi slancia proprio la parte della pancia. E la particolarità è che è lungo, e la particolarità è la caviglia ha l'elastico più il nastrino. Io l'ho messa con un décolleté, prima era una specie di scarpetta tipo col tacco e una specie di stivaletto, diciamo così, un stivaletto corto, tagliato, ma con la décolleté sta benissimo ed è troppo bello con la décolleté. Comunque il modellino è questo, non so se si vede, ha tutto l'elastico qui ed ha i laccetti che voi lo dovete lasciare così, non c'è bisogno che lo lasciate libero perché non vi serve stringerlo perché sennò il piede non vi esce. Comunque molto bello, sta benissimo addosso. Io sono rimasta molto contenta di questo pantalone. Tantissimo, mi è piaciuto veramente tanto e addosso tutti i complimenti. Oh, ma ti sta benissimo, siccome mi hanno addocchiato tutta la serata come mi stava il pantalone, bello, la scarpa mi si è aperta. Mi si è aperta la scarpa. Meno male che eravamo al ristorante e io mi sono trascinata fino a sedermi, ma mi si è aperta la scarpa. Ma non leggermente o il tacco, no, davanti, proprio tipo fame, così. Ho dovuto buttare le scarpe perché proprio si è aperta, si può dire che quando sono scesa le scale per andare a casa, che già avevamo finito la serata, si è aperta ancora di più. Quindi l'ho dovuto buttare, una collera incredibile. Comunque. Vi faccio vedere l'ultimo pezzo che è il mio preferito, io lo adoro, lo stradoro ed è il vincitore della serata ed è il giubbottino di jeans. Giubbottino bellissimo, il colore è quello che a me piace, il modello è quello che a me piace, la particolarità sta nelle maniche perché sono uguali alla camicia, quindi a sbuffo, bellissima la vestibilità, la manica è giusta, la manica è giusta, i peli di Chloe sono inclusi. Ed è fatta così,
Mi piace proprio l'effetto strappato, però non trasandato, ma molto molto chic. Qui ha dei graffi molto molto belli. Ho preso questo colore perché è quello che mi piaceva di più. La misura, aspettate che vi dico la misura. Se non la trovo io poi vi metto la L. Ho preso la L, aspettate che ve lo faccio vedere. Per questo vi dico anche delle camicie. Prendete, allora io sono una allora il mio tra virgolette difetto è il seno. Ce l'ho, quindi di quelle due poi me le provo di nuovo e vi faccio sapere se è meglio prendere una misura in meno. Io prendo di solito una XL quando vado in giro, sia per quanto riguarda le magliette, sia per quanto riguarda le camicie, perché ogni volta sì, mi stanno, ma poi non, qui nella parte davanti non si abbottona, quindi mi dà fastidio. Vi faccio vedere la misura. La vedete la misura? La L. Questa è la L. E questo è il giubbottino. La parte di dietro è fatta così semplice e non è quei giubbotti lunghi, ma arriva alla cinta. Bellissimo, vi assicuro, l'ho provato e quando l'ho provato l'ho subito lavato. Ho subito lavato i tre pezzi, questo è il pantalone e la camicia bianca. Nello stesso giorno mi sono messa il pantalone e la camicia bianca, ovviamente essendo una cerimonia non ho messo il giubbotto e jeans. Però il giubbotto e jeans io già lo vedo perché la sera qui fa sempre fresco, non ho capito il perché, è strano questo tempo. Di mattina è tutto a posto, ma di sera c'è freddo. E quindi se qualcuno, c'è qualcuno, se devo andare in giro almeno so di portarmi diciamo il giubbottino e di indossarlo. Mi piace tantissimo, proprio mi piace tantissimo. E questo è l'ultimo pezzo per quanto riguarda gli acquisti fatti da Shein. Devo fare un ordine perché ho dei buoni, eccetera, eccetera, quindi dovrò fare un ordine. Proprio lo dovrò fare purtroppo. Però mi piaceva farvi vedere proprio questi. Prenderò altro abbigliamento perché mi sono trovata bene. Perlomeno con questi prodotti che ho fatto vedere mi sono trovata bene. Io vorrei prendere il giubbotto, quello leggermente più chiaro, oppure bianco. Però non lo so, di quello vi farò sapere dopo. E niente, ditemi ovviamente qual è il pezzo che vi è piaciuto di più. Per me è il giubbottino jeans, ve lo dico già a prescindere da quello che decidete voi. Stai chiamando, stai interrompendo tu, questo lo devi mettere che stai chiamando tu e stai interrompendo il mio video, quindi stai attenta perché lo dovrai montare tu. Niente, allora che dirvi ragazze, per quanto riguarda questo video è tutto, io come sempre vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!